Che tipo di opportunità è questo programma Horizon per la regione Lombardia? Per la Lombardia e per le imprese lombarde è una grande occasione. Noi sappiamo che i fondi europei nei prossimi 7 anni sono di fatto gli unici soldi veri che possono arrivare dalle istituzioni pubbliche. Certo, la regione Lombardia come al solito farà tanto e farà tantissimo, però questi ci sono, vediamo di andarli a prendere. Per andarli a prendere bisogna fare una cosa molto semplice, fare squadra. In questo senso la regione Lombardia, insieme all'ottimo sistema universitario che c'è in Lombardia, insieme alle eccellenze imprenditoriali, pensa di riuscire a fare un buon lavoro. Siamo qui per questo. Venendo ai conti italiani, visto che il ministro Saccomanni in questi giorni ha escluso una nuova manovra, però proprio ieri l'Ocse ha detto che il nostro debito pubblico è in aumento. Come si conciliano queste due posizioni? Ma è un segreto di Pulcinella che a giugno bisognerà fare una nuova manovra per riequilibrare il rapporto deficit-PIL, che evidentemente si sforerà. Cottarelli, si parla di un risparmio di 32 miliardi in 3 anni. Secondo lei i conti tornano? È oggettivamente un po' troppo ottimista. Ci piacerebbe molto avere questo tipo di risparmio. Le do un dato per capirci. Negli ultimi 2 anni gli enti locali, comuni, province e regioni, hanno nel complesso in 2 anni ridotto la spesa di circa 20 miliardi di euro. La spesa dello Stato centrale nel frattempo, tolti gli interessi, quindi al netto degli interessi, la spesa totale dello Stato è aumentata di 12. A casa mia vuol dire 12 in più i 20 di risparmio degli enti locali mangiati dallo Stato centrale. Quindi Cottarelli, se vuole fare un buon lavoro, basta che si guardi nei ministeri che ha intorno. Tornando un attimo al discorso di oggi, su 70 miliardi stanziati per questo programma, quanti ne utilizzerà più o meno la Lombardia? E questo è impossibile sapersi a priori, perché dipenderà dalla qualità dei progetti presentati dalle imprese lombarde. Siccome le imprese lombarde sono molto buone e molto forti nel settore dell'innovazione, secondo me, lavorando bene, una buona fetta di questi quattrini riusciremo a portare in Lombardia. Non per portare quattrini, ma per portare posti di lavoro.